per chi ama il teatro, lo spettacolo di cui stiamo per raccontarvi non può essere assolutamente perso. In scena domenica torna sul palco del Teatro Bolivar Mimmo Borrelli con Mala Crescita, il testo di cui è autore e anche regista, tratto dalla tragedia La madre, i figli su Piezi Sfacim. Ne parliamo proprio oggi con il principale artefice di questo lavoro e quindi diamo il buongiorno a Mimmo Borrelli. Buongiorno! Ciao, salve a tutti. Come Ciao. stai, Mimmo? Ma abbastanza bene. Abbastanza grazie bene. Di essere con noi quindi stamattina mattina live. Oh, grazie a voi, grazie a voi. Lo spettacolo quindi narra la storia di Maria Sibilla Scione, questa moderna Medea che, pur non uccidendoli, matura in qualche modo la vendetta di una vita di violenza e di soprusi nei confronti dei suoi figli. Come nasce Mala Crescita? Ma in effetti dobbiamo partire un po' da lontano, nel senso che nel 2008, quasi a completamento del... Ma non voglio fare il serioso, perché sembra che noi teatranti ci prendiamo un po' sul serio. Però per completare la mia trilogia, che era La Trinità dell'Acqua, dopo l'Archia, La Sciavega, volevo scrivere un testo sulla che riguardasse, parlasse della maternità. E ovviamente mi sono andato a imbattere per avere un pensiero più inclino, sono affetto dal patriarcato, un maschio, e quindi dovevo confrontarmi, sono andato a leggere una serie di libri sulla maternità, ovviamente tutte le Medee possibili e immaginabili, mi sono scontrato e anche incontrato con Oriana Fallaci più volte sulle pagine, e da lì questa riflessione su questa Medea moderna, che poi in effetti ho scoperto, grazie poi a mia moglie, che l'idea che io avevo avuto di questa Medea che non uccide i figli, ma li fa uccidere a Giasone, era in effetti il mito originale. Io ovviamente... I miei studi si fermano al liceo scientifico. Eh sì, perché nel mito originale, voi dovete sapere che le Olimpiadi, dove anche il teatro era una competizione, era la competizione più importante, tra l'altro, l'agone più importante, venivano fatte per motivi politici, per motivi molto beceri. I greci erano intelligentissimi, non facciamo le guerre, cerchiamo di vedere se i nostri campioni riescono a vincere qualche corsa, qualche maratona, o almeno col teatro cerchiamo di cambiare il pensiero. In quel caso si chiese... All'epoca, all'autore di turno, si chiese sostanzialmente di scrivere un qualcosa che andasse a proteggere, ad elevare, perché le Olimpiadi erano destinate alla divinità che proteggeva Giasone, e quindi ad elevare Giasone. E spostarono quindi la leggenda e che i figli quindi uccideva Medea. Invece credevo di aver fatto una scoperta, ma non era così, perché mi vennero incontro poi due storie vere. Io poi lavoro sempre nei campi fra i greci con questa mia lingua, che è poi è diventata quasi una lingua internazionale, seppur così parziale. Noi poi abbiamo origini ebraiche, ecco, siamo ebrei del 1600, che per il editto di Cordova si stabilirono poi a Bacoli, partendo da Napoli, per questo editto terribile che riscacciava dalla Spagna e scacciava ovviamente da Napoli, dal regno di Napoli, questi ebrei. Quindi abbiamo tutto un mondo strano. Mi vengono in conto due storie in questo caso, recenti però ovviamente. Una di questa madre che allattava, prima beveva vino durante la gravidanza e poi allattava i suoi piccoli all'epoca, adesso... questi due ragazzi sono vivi e sono in due strutture perché i genitori sono morti, li allattava col vino. E quindi questa Medea che non ammazza i figli ma devasta, distrugge, poi la realtà è molto più forte di qualsiasi creazione, lo dico sempre un po' scontrandomi anche con qualcuno, diciamo, che dice che la realtà è scadente. Secondo me no, la realtà è molto più violenta, molto più forte di quello che pensiamo, basta pensare alla Palestina, cosa sta accadendo e cosa accade da 50 anni. E quindi c'è questa Medea che inquina la stirpe di Giasone, la deforma, la rende demente. Mi sembrava ovviamente, io da stupratore di storie, mi sembrava una cosa interessante. E quindi la l'ho raccolta da un'intervista che feci e la misi da parte. Un'altra storia, altrettanto truculenta ma interessante, era di questa ragazzina, e qui viene un po' più il contemporaneo, ci viene addosso, che negli anni Ottanta ebbe un afflusso di mestro precoce a 5 anni, che può capitare in modo molto raro. In questo caso capitò per un motivo un po' più poeticamente terribile, perché il nonno era un coltivatore diretto delle mie parti, aveva grandi possedimenti terrieri e iniziò a, come si suol dire in un termine un po' più, potremmo dire, diciamo quasi onomatopeico, a pompare i cosiddetti pomodori con gli estrogeni più virulenti, fuori commercio, di contrabbando e fuori controllo. Quindi poi lui questi pomodori li portava anche a casa alla famiglia, dove si facevano le famose conserve. Noi eravamo abituati, anche io, a luglio-agosto, a fare questa attività di fare la conserva di pomodori, e questa bambina per questo motivo ebbe questo afflusso. Quindi questa bambina, che tra l'altro lo ebbe in una gita scolastica, che poi ho immaginato nell'antro della Sibilla, vabbè, poi l'autore ci mette del suo e cerca di
come nella costruzione in ricostruzione di un giallo, di far arrivare a atterrare tutte le metonimie. Ovviamente questa Possiamo è la dire, Mimmo, storia di. possiamo dire, ti interrompo, possiamo dire che con il tuo talento tu riesci in qualche modo a far vivere allo spettatore una storia dolorosa, ma anche colma di tenerezza nello stesso tempo. Quindi, che cosa si deve aspettare il pubblico? Di solito mi aspetta, no, ci rido perché io dico sempre quando feci La Cupa, per esempio, quando feci anche La Madre, che è lo spettacolo da cui me la cresci da origine, poi me la cresci da origine per un motivo poi molto, potremmo dire, più terra terra, che in pratica mi avevano chiuso lo spettacolo, Defusco, sempre Luca Defusco, mi aveva chiuso lo spettacolo La Madre, che ebbe recensioni incredibili e si chiedò al capolavoro. E mi ritrovai col mio musicista a dire adesso che fine facciamo? Cosa mi aspetto dal pubblico? Quando io stavo con i miei attori a provare, ci sono spesso, adesso un po' meno, che stiamo facendo molto repertorio, e quando creavamo per esempio La Cupa, dicevo il mio obiettivo è portare il pubblico al suicidio. In che senso? Che devi andare a teatro per vedere una tragedia, se deve andare deve stare male, deve commuoversi, o deve andare via. Se noi facciamo questo, il teatro ha un senso. Se dobbiamo fare intrattenimento, il teatro non ha più senso in questo. E io sono anche uno che ama il teatro comico, eh. Vero. Io amo le compagnie di giro, amo i Legnanesi, amo Oscar Di Maio, cioè amo coloro che fanno comicità in un certo modo con grande rispetto per il pubblico. Perché in questa cosa mi aspetto dal pubblico? Io mi aspetto che il pubblico, cosa mi aspetto da me? Io mi devo sacrificare per il pubblico, perdere 3 litri d'acqua, fare poche repliche perché se no se ne faccio tante, ho delle coliti nervose che vengono dopo un mese, cioè portare l'attore verso una compromissione. Però quando poi vengono. E questo sono, mi dispiace, ma sono anche contento, persone e donne, questo mi accadeva dal 2011, quindi prima di tutta questa adesso moda giusta di parlare delle donne in un certo modo, e meno male, noi già ne parlavamo all'epoca, venivano donne, alcune che avevano avuto violenze, altre che avevano avuto figli abortiti, altre che hanno avuto gravidanze difficili, che piangevano a singhiozzi nel mio camerino, e questa è stata la mia vittoria. Vuol dire che a qualcuno sono riuscito a parlare, scrivendo in versi e poi tu scrivi per salvarti, io scrivo sempre per, l'autore scrive per salvare se stesso, salvare le proprie difficoltà, la propria umanità, io scrivo per salvare i miei genitori, per salvare la memoria dei miei nonni, per salvare i Campi Flegrei, per dare memoria, che poi questa cosa si sta perdendo, anche memoria teatrale che si sta perdendo, cioè i giovani Hai non guardano ragione. più a cosa c'era in passato, che io da lì sono partito. Se poi mi hanno definito come mi hanno definito, non posso dirlo io perché sarei autoreferenziale, ma il motivo è che ho fatto un piccolissimo passo magari sulle spalle di qualcun altro e dei grandi che ci hanno insegnato qualcosa. Inevitabile quindi anche il confronto ovviamente con la classica Medea, ovviamente quella conosciuta ai più, ma cosa significa quindi rapportarsi in qualche modo oggi ad un testo classico, ma calandosi nella contemporaneità? Ma guarda, il problema è sempre se fai prosa. Se si parla, il mio primo problema è sempre l'azione e la lingua, cioè di cosa stiamo parlando, in quale zona si parla geograficamente, perché si parla in quel modo e che urgenza ha questo linguaggio. E sembra strano, ma io scrivo in questo modo per tutta una serie di motivi. Chi è Medea oggi? Chi può essere? Ce ne sono tante, come ce ne sono tante anche più potenti del mito di Medea, della Colchide, del Vello d'Oro, che erano allegorie. Qui non ci sono allegorie nella realtà, ci sono cose ferocissime, ben più. Anche più terribili di sottomissione, Giasone è sicuramente un uomo che, come posso dire, tratta la donna come un oggetto, la tratta come carne morta, la tratta come carne dovuta. E quindi in questo senso, questa denuncia, in questo senso, chi sono queste persone? Io me lo chiedo sempre. Oggi chi sono queste? Chi è Medea oggi? E vado a vedere che sono le donne che noi sentiamo, tutti questi femminicidi. Anche perché questa Medea non uccide i figli, poi si salva nella storia, riesce a salvarsi e il suo marito fa una brutta fine, però lei cerca di non ucciderlo direttamente, però per sfuggire alla sua uccisione, perché altrimenti il marito Giasone l'avrebbe massacrato. Tra l'altro nel mio testo ha anche il nome di un camorrista delle nostre zone, io non sono al limite, al confine col Casertano, ha il nome di un pluripregiudicato, volutamente. Perché Ecco. poi chi può essere Giasone oggi? E mi servivano dei cosiddetti gangli drammaturgici, cosiddette metafore, per verticalizzare il testo. Perché qua alla fine dobbiamo emozionare e permettere al pubblico di medesimarsi. Dimmi di E missimarsi, è vero. quello che il Mimmo. teatro deve fare, che noi abbiamo perso un pochino, perché ha vinto il teatro di regia, io con Ronconi ne parlavo spesso, quando stavo al Piccolo, perché poi questo monologo è stato prodotto anche dal Piccolo di Milano nel 2012-13,
E con Ronconi si parlava che il problema diciamo, proprio dell'Italia è proprio avere degli autori in una lingua presente. Oggi gli autori non vengono pagati e nessuno scrive per il teatro, perché ovviamente con la SIAE non campi. Vero. E quindi anche io, il sottoscritto, anche se poi io sono un po' strano, perché sono un po' poeta, antropologo, anzi forse più poeta, cioè un po' una schizofrenia complessa, però, e sono fortunato, però un autore che scrive solo per il teatro non riesce a campare, non può campare di SIAE. Mimmo, Devi ricordiamo scrivere allora dei una volta, musicali. ancora una volta insieme l'appuntamento per domenica, perché torna al teatro Bolivar Mimmo Borelli con Malacrescita. Noi ti ringraziamo veramente per essere stato Assolutamente. stamattina con noi, seppur in collegamento, e quindi ringraziamo ancora una volta Mimmo Borelli. Noi ci vediamo tra pochissimo dopo la Grazie a pubblicità. voi, grazie di tutto. Ciao Dietta, ciao a tutti, Ciao. ciao ciao.